bisogna partire con la trasmissione qua, Ma siamo aperti? Ma mangiate sempre, Buonasera, Rugby House, dolce Rugby House oggi qui al Godot, Family Partner Rosso-Blu. E vabbè, siamo presi un po' la sprovvista, no? Renzo, benvenuto, buon gelato. Buongiorno a tutti. Jeff. Ciao a tutti, stiamo facendo merenda lì, il Godot. Scusate. No, però ci hanno portato il gelato, cosa facciamo? Siamo nella gelateria più buona di Rovigo? Decliniamo l'invito, non penso proprio, però facciamo una cosa, parliamo un po' di rugby, magari il gelato lo mangiamo dopo, ecco, forse sì, dai. Allora, siamo qui per parlare ovviamente di questa stagione della FMCZ Rugby Rovigo Delta, una stagione dolce come questo gelato e soprattutto piacevole nell'aspettativa che arrivino i playoff e ovviamente la primavera, la classica primavera rosso-blu. Renzo, insomma, abbiamo introdotto un po' la questione in maniera veloce, sobria, leggera, dolce. Come sta andando questa stagione? Ma penso che stia andando bene, insomma, tutto sommato, sì, direi bene, dai, diciamo bene, fermiamoci qua. Bene, bene. Fin qui tutto bene, Jeff, lo confermi? Sì, fin qui tutto quasi bene, diciamo, che abbiamo perso qualche punti a Stadona, però tutto bene, sì. A proposito di Stadona, abbiamo recuperato sicuramente punti, credibilità e soprattutto anche fiducia in noi stessi dopo la bella vittoria. Forse la più bella prestazione dell'anno con Stadona in casa. Cosa ne pensi, Jeff? Era importante dopo la sconfitta dell'andata di rettificare questa cosa contro Stadona. Perché l'andata avevamo giocato male, era partita di prima stagione, ci tenevamo tanto a fare buona figura e a batterle della maniera giusta. Poi le cose che abbiamo fatto in Coppa Europa ci ha servito, le abbiamo usate portandole in campionato, quindi abbiamo fatto un buon risultato contro Stadona, che comunque è una buona mischia chiusa e tre quarti di qualità. È stato dura, però noi abbiamo alzato il nostro livello e è andato bene. Ecco, cosa importante che si è vista nella partita con Stadona è il sistema mischia. Mi spiego meglio, non è un problema, o meglio, non è solo una questione di giocatori. Secondo tempo, turnover, giocatori che arrivano, situazione la stessa. Grande efficacia della mischia chiusa. Renzo, questo è un bel segnale, no? Sì, è un bel segnale, secondo me è anche, diciamo, il primo piccolo risultato del lavoro che sta facendo comunque Joe con noi, perché si è inserito a stagione in corso, direi, sì. E i primi risultati si stanno, a mio avviso, vedendo, ecco. C'è un grosso lavoro specifico sulla mischia chiusa, i benefici, sì. I benefici li state vedendo. Cosa sta portando l'esperienza di Joe McDonnell, ricordiamo, ex All Blacks, insomma, uomo di grande carisma e competenza? Beh, per quanto mi riguarda, ritengo Joe una persona molto precisa e scrupolosa, attento a ogni piccolo dettaglio. Ha portato le sue idee e credo che tutti le abbiamo recepite in maniera giusta e quindi sì, come ben visibile agli occhi di tutti, le cose stanno andando meglio, specialmente nel discorso della mischia chiusa. Ecco, Joe probabilmente ha un focus maggiore su quella che è la prima linea, molto probabilmente per una sua esperienza personale, mentre Andrea era un po' più legato a magari Molo o Tush o quant'altro? Si può dire così, non lo so. Sì, abbiamo dovuto anche adattarsi alle regole nuove. Che gli ultimi anni sono cambiate le regole, non c'è più l'ingaggio in mischia, quindi siamo molto più vicini, e c'è un lavoro di appoggi, di essere bassa, di legature, e l'importanza di lavorare sia minotto, e così la coesione è più importante, siamo più come un pugno. E abbiamo fatto tutte queste cose, alla fine abbiamo trovato ognuno la sua posizione giusta con il compagno, e sta andando bene anche con Luke e Cecato, che portano bene avanti in mischia come tronatori. Quindi è stato molto positivo. Ecco, il lavoro in rimessa laterale, Jeff, sicuramente con l'avvicendamento tra Andrea De Rossi e Joe McDonnell, tu probabilmente hai acquisito qualche responsabilità in più, no? Sì, Tush mi è sempre molto piaciuto, e con la partenza di Andrea abbiamo parlato con lo staff, e Pippo ha detto che voleva fare lui le Tush, quindi lavoro tanto lui. Poi ci confrontiamo anche con Luke e con il saltatore della squadra per trovare le touche migliori per le partite che affrontiamo e studiare il sistema di difesa che ogni volta incontriamo. Però sì, mi piace organizzare un po' l'attacco e la difesa con lui e dividere un po' le idee. Come per adesso, Six Nations, ho visto tante partite. L'Irlanda fanno delle belle touche. Mi piacerebbe portare quel touche qua, noi, che faremo anche, speriamo, bene come loro. Quindi è un buon scambio.
Ognuno vuol dire qualcosa di positivo e così questa cosa fa avanzare tutti molto bene. C'è un contributo personale che ognuno mette sul piatto per l'utilità della squadra. Tra l'altro, una cosa che abbiamo notato e di cui abbiamo parlato anche forse nell'ultima puntata, abbiamo visto che ormai le squadre avversarie ci studiano veramente molto bene. L'esempio è stato nel derby, che sicuramente da un punto di vista difensivo il Petrarca ha giocato un'ottima partita nella rimessa laterale, ci ha messo un po', diciamo, in difficoltà, ci ha messo pressione. Questo vuol dire che insomma siamo sempre sotto l'occhio del riflettore, no? Sì, perché venivamo da un periodo dove facevamo un po' spesso le stesse touche. Loro hanno difeso molto bene, hanno studiato molto bene, abbiamo avuto 2-3 palloni persi al primo tempo, però la cosa che è stata molto positiva è che abbiamo saputo rettificare fino al primo tempo e secondo tempo. Abbiamo saputo adattarsi alla loro difesa, che si muovevano dopo la chiamata, e è stato molto, molto più efficace. Scusa Jeff, perché sennò si scioglie tutto, me lo mangio io. Ecco, vedete cosa vuol dire il marketing? È sempre una scusa poi per portare a casa qualcosa. Non sto scherzando, ovviamente grazie a tutto il team marketing, se siamo qui al Godot per questa puntata in esterna, quella che ci piace molto fare. Gradiamo molto essere in mezzo alla gente, poi oggi è dedicata ai bambini, il carnevale arriverà al bersagliotto, per cui insomma grande giornata di gioia. Legata a quanto dicevi tu, riporto quanto ha detto Bibi Quaglio nell'ultima puntata, però dice noi non possiamo mettere subito fuori, ufficializzare le nostre carte, dobbiamo gestirle in ottica playoff, per cui Renzo c'è questa consapevolezza della grande varietà di possibilità di chiamate, di giocate che abbiamo e le stiamo usando in una maniera oculata? Io credo di sì, anche perché ogni settimana qualcosina di nuovo proviamo, abbandoniamo magari alcune cose per metterne delle nuove, quindi sì, quello che ha detto Bibi è giusto. È appassionante questo, no? Ti dà una grossa forza nel gruppo, nel team, nel progetto. Sì, durante l'anno raggiungiamo sempre delle giocate, delle chiamate che sia per l'avanti o i tre quarti e poi arriviamo nelle partite che giochiamo contro Calvisano, contro Mogliano, che è un tipo, cioè scegliamo le giocate per la partita precisa che potevano essere più efficaci. Poi con l'obiettivo nei playoff e lì dopo anche è importante che durante la partita conosci un punto, un po' di equilibrio, sapere usare, prendere la giocata giusta, il momento giusto, queste cose qua, e sono molte, se ne hai tanti puoi scegliere uno che fare, quindi molto più ricco. Ecco, qual è diciamo la lettura, o meglio qual è l'input che tu prendi nel dar la chiamata da Tusci, nel senso qual è quella roba che dice adesso facciamo questa giocata? Secondo il tempo della primo tempo all'inizio, alla fine, poi parlo con Lucio e lui si vuole una palla per i tre quarti, e secondo la posizione del campo, se ne aveva 22 o siamo a metà campo, secondo come il punteggio, secondo la squadra che c'è, stato dei cambi, perché sono delle touche che funzionano più o meno e più o meno secondo i giocatori che ci sono. Sono tante cose che ci confrontiamo con Lucio, adesso facciamo questo per rischiare il meno e per farlo più efficace, secondo come lo difendono questa settimana. Quello è interessante È molto interessante, sì. Come concetto, perché deve proprio gestire il momento, una sorta, non dico di improvvisazione perché non c'è nulla di improvvisato, ma gestire con lucidità quello che è il momento della partita, no? Sì, adattarsi anche, se hanno giocato che vanno a fare da touche e che abbiamo studiato in settimana, però si vede sul momento che loro hanno cambiato qualcosa, allora non è più buona, allora facciamo un'altra cosa. Certo. Così. Renzo, la difficoltà di uno come te che gioca pilone, talonatore, destro, sinistro, insomma gioca dappertutto, nell'essere sempre aggiornato e capace di entrare e fare la cosa giusta nel momento giusto? Beh, questo è un problema che mi riguardava fino all'anno scorso. Quest'anno mi sto dedicando specialmente a sinistra. Quindi l'utilizzo per quest'anno è? Utilizzo a sinistra, io sto lì tranquillo, quindi poi non sono nella posizione di Jeff che deve sempre decidere, noi piloni sentiamo una cosa e la facciamo, basta, quindi diciamo che tutto sommato va bene così. Va bene così, è più semplice. Molto più semplice. Allora, diciamo, Sandonà, la più bella partita della stagione, qual è stata la chiave del match secondo voi? Jeff e poi Renzo. Io credo che abbiamo preparato bene la mischia chiusa, perché all'andata si è messo sotto in mischia chiusa e questa è stata la nostra ferita. E noi sappiamo che loro il punto di forza è la mischia chiusa, no? E il 10. Allora, da mischia tu l'abbiamo messo sotto pressione, non ha avuto palloni puliti a giocare, quindi noi da lì le abbiamo messe in difficoltà, abbiamo potuto lanciare i nostri tre quarti e penso che ha fatto la differenza.
Renzo, confermi. Seguo le parole di Jeff, come oggi ci ha detto Pippo, una buona organizzazione difensiva parte dalle fasi statiche, specialmente dalla mischia. A San Donà le cose sono andate male, e in casa nostra sono andate molto meglio, e quindi se uno parte già con una, anche in difesa, con una buona mischia, metti giusta pressione già subito alle loro terzeline, così e quella, tutto viene molto meglio. Quindi sì. Si apre il ventaglio anche di scelte di giocate, no? Può partire numero 8, certo, una serie di cose. È chiaro che magari è stato un esempio oggi di una mischia a nostra destra, se noi li chiudiamo, è chiaro che le loro opzioni si riducono, se non si annullano, certo. Diciamo. Okay. Andiamo a vedere gli highlights della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta contro il San Donà. Amici ovali, benvenuti a un altro grande derby veneto dalle mille vicissitudini e dalle mille storie. FMCZ Rugby Rovigo Delta, l'Afert San Donà. Due gradi qui al Tempio per questo undicesimo turno del campionato d'eccellenza, dove di fronte c'è la terza in classifica, l'Afert San Donà, e i bersaglieri rossoblu che fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Alla luce dell'ottima stagione dei veneziani, dobbiamo notare anche una copiosa presenza di tifosi sandonatesi con tanto di bandiere, autoparlante e tantissima energia. Questo non fa altro che alimentare la voglia di vedere questa splendida partita. In realtà poi ci ripensa, ritorna sul più classico e ortodosso penaltush. Giovanchelli, Sala alla presa, il pallone in mano a Vian, è il pacchetto del San Donà che prova ad avanzare. E buona sin qui la difesa di Rovigo, però va oltre il San Donà, va oltre il San Donà e c'è la meta, che rappresenta forse la peggior prestazione della Rugby Rovigo in questo campionato. Matt Cornwell porta anche due punti aggiuntivi, per cui al quinto minuto andiamo a segnalare gli avvinti tutti, eccezione fatta per il primo pareggio in casa, la prima giornata qui nel Veneto Derby Day con il Mogliano. Fu un 16 pari, molto bene però in questo momento Rovigo che avanza oltre la linea di meta, la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, e a segnarla è il numero 8 Matteo Ferro. Si prende tutti i secondi a disposizione, prende la rincorsa Stefan, è buona. Sì signori, Stefan Basson trasforma la meta di Matteo Ferro, 7 pari quando siamo al 14° del primo tempo, si direbbe in questi casi. Giovanchelli sembrava quasi storta, ma la fa giocare, per cui va bene. Quindi attenzione, Gio, calcetto per se stesso, forza Gio, Giovanni Kerka! E l'aveva letta perfettamente Gio. Inutile dire quanto sia importante questo giocatore per la squadra rossoblu. Tranche con Mogliano. Parte Matt Cornwell al piede. Sulle bandierine. Che lo mise in grande difficoltà. Andrea De Marchi la prese buona. Parte Matteo Ferro. Giorgio Bronzini dentro per Roscoe McCann. Fermato dal San Donà. Proviamo lì con dei pick and go. Maciniamo metri importanti. Altra fase. Ancora Max Ravalle, sollecitato da Edo Ruffolo. Potremmo giocare sull'out di sinistra se Giorgio se ne avvedesse. Andiamo a pulire questo punto d'incontro. Proviamo a vedere come giocarla. E qui Steffi di Inseris al largo. Vediamo Matteo Ferro, Matteo, Jeff dentro per Roscoe McCann. La meta di Roscoe McCann. Parte Stefan molto angolato. Buono. Grande Stefan. Bene. Ancora Rovigo. 8-9. E buono possesso. Lucio dentro per Giovanni Kerka. Che poi si inserisce Denis Mestarovic. Sostegno esterno. Denis cerca di convergere e c'è il sostegno ancora. Grande Rovigo. Mamma mia, come mettiamo questo possesso. Francesco Menon. Non siamo ancora in linea di meta. Giostriamola con tranquillità questo possesso. Giochiamolo. Lucio allarga. Steffi, vai dritto per la quarta meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Un grande schema, una grande giocata della squadra di Pippo Frati, con Denis Majstorovic che sceglie di convergere invece di... È perfetta. Come quella della settimana scorsa. Mi sono fermato un attimino perché anche a Padova Stefan ha fatto il 100%. Ex, o meglio, San Donatese anche nella stagione 2011-2012. Ci prova Corroi, però il pallone è nostro, è turnover.
Posizione 0 per Stefan. Calcio. Oh, attenzione! Bernini stoffa Stefan Bassone e va a segnare la meta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Parte l'inglese che porta altri due punti. L'ok. Introduzione. Ottimo ancora il paccaro di Gino che prende metri, prende metri, prende metri, guadagna, guadagna, guadagna. C'è un vantaggio. Parte Stefan Vasson. Mette dentro anche questa. Si va sul riposo. Ranghi completi. Ancora De Marchi. Molto utilizzato in questa fase del gioco. Con un carrettino in grande avanzamento. Compatto. Il pack rosso-blu dentro i 22. Guadagniamo 10 metri. Ancora Rovigo. Ancora molto bene con Andrea De Marchi. Con... attenzione, cerchiamo di andare oltre. Non riusciamo per qualche centimetro, ma siamo lì. Siamo lì, siamo lì. Cerchiamo di utilizzare questo vale con Edo Ruffolo alla meta. Vediamo se Edo Ruffolo o Matteo Ferro. È Matteo Ferro. Tanto Stefan Basson prende la rincorsa. Impeccabile Steffi. Vediamo Luke Mahoney al lancio quando siamo giunti al 25esimo della ripresa. Chiamata interessante da parte degli otto uomini rodigini che non danno un riferimento alla difesa sandonatese e grazie a questa chiamata si va in meta. Parte Stefan, è buona anche questa, è buona anche questa. Ancora Rovigo, il lancio, Caffo. Ancora sale una posizione alquanto discutibile, però ci organizziamo ed è l'aspetto più importante di questa giocata per andare oltre. È buono il carrettino di Rovigo, è buono il carrettino di Rovigo. Non riusciamo ad andare oltre però, magari ce la possiamo fare in questo caso. Vediamo se riusciamo a riutilizzare l'ovale. E c'è la meta, c'è la meta. È Marco Frati. Mentre Stefan Basson prende la rincorsa. E non si fa mancare nulla Steffi, nemmeno oggi. Finisce la partita con la vittoria della Femmice Z Rugby Rovigo Delta sull'Afert Sandona 52-17. Grande prestazione dei bersaglieri. Beh, diciamo che qui al Godò si sta veramente bene, ringraziamo Elio e Paola per l'ospitalità, i tragellati, carnevale, insomma cose, l'atmosfera è molto molto piacevole, talmente dolce che c'è qualcosa da sottolineare, no? L'ultima meta abbiamo visto di Marco Frati, forse non è di Marco Frati, Renzo, spiegamelo un attimo. No, assolutamente. È di Marco. Di Marco, perché il tabellino dice Frati, quindi è suo, ecco. Non è detto che il tabellino sia sempre giusto, eh? Dice... quello assolutamente no, quindi però c'è, insomma... un featuring di Balboni nella meta di Marco Frati. No, questo no, questi sono solo voti, sono i rumors. È chiaro che sì, diciamo che Cito è stato molto abile, per non dire qualcos'altro. Diciamo che gli ha rubato la meta, diglielo, ti ha rubato il pallone. Se lo dice Jeff, allora sì, mi ha rubato la meta. Marco, ovviamente avrai la possibilità per dirla tua la prossima volta a Rugby House. Intanto andiamo ovviamente ad evidenziare questa bella meta e questa bella vittoria. Questo è un periodo di pausa, voi avete tre settimane, praticamente quattro settimane senza partite, perché si va dal 7 di febbraio all'8 di marzo, 7-8 di marzo con la trasferta dell'Aquila. Come state svolgendo, come state riempiendo questo periodo? Cosa state facendo, insomma? Sono tre settimane di riposo, di stop, quindi la prima è stato un approccio abbastanza tranquillo, diciamo. Questa che è la seconda, stiamo caricando un pochino e secondo me ci sposteremo sempre di più da un discorso fisico a un discorso di rugby già dalla prossima che viene, per farci trovare pronti contro l'Aquila, diciamo. Jeff? Sì, settimana scorsa abbiamo alternato un po', c'è un gruppo che ha recuperato le botte che avevano un po' di queste cose qua e l'altro che ha lavorato normalmente. Questa settimana palestra e carico fisico e un po' di skills e un po' di tecnica in generale, rugby, ma tranquillo. E comunque voglio fare un carico di lavoro questo periodo qua,
per arrivare la, per l'ultima parte del campionato da marzo alla fine, che sarà senza pausa, avere tutti la, la rosa competitiva e senza problemi e in forma. Ecco, questa è una pausa che potrebbe sicuramente agevolare, ma anche un po' mettere in difficoltà, perché non avete una settimana di pausa, praticamente la settimana off non c'è stata, gli altri stanno già giocando, trofeo eccellenza, terza lunghi coppa. Lunghi weekend, sì, quindi sì. Insomma. Sì, comunque avete il tempo di rifiatare, questo sicuro. È una pausa che comunque è dedicata principalmente al Sei Nazioni, parliamo quindi di alto livello. Sei Nazioni, o meglio, parliamo di Weekend Azzurri, che non stanno dando grande soddisfazione alla nostra nazione. Under 20, femminile, prima squadra, dissidi negli spogliatoi, insomma punti che si prendono più negli spogliatoi che sul campo, è un problema questo qua. Questo è un dato di fatto che lo sanno tutti, io non so cosa tu stia facendo riferimento. Io non sto riferendo niente. Beh, insomma, vediamo. Come vedete, Jeff, tu hai anche un'esperienza internazionale, una presenza a Sei Nazioni con l'Inghilterra, l'altra con l'Australia, è ovvio che è un momento di riflessione secondo noi questo momento del rugby in Italia, cosa ne pensi? Sì, è un periodo un po' difficile, notiamo una cosa che per un'ora di gioco teniamo, siamo lì con il punteggio e gli ultimi 20 minuti crolliamo perché passiamo tutto il tempo a difendere, e, che il problema venga da diversi punti, che i nostri palloni non li abbiamo tutti, in touch non li abbiamo tutti, in mischia, insomma. Quindi dopo non puoi passare un'ora e mezza a difendere. Dopo un po' si cede, ok? Passando al paragone, Jeff, quello che vediamo dell'Italia e quello che vediamo del Rovigo in Coppa Europa non è che cambia poi tanto, è quello? Noi in casa abbiamo fatto bene quest'anno, certo. In Coppa, siamo riusciti a fare delle cose interessanti. Però il problema è che noi non siamo abituati a questo ritmo ogni weekend. Loro che giocano in Celtic League sono abituati, e anche giocano in Francia e in Inghilterra, quindi sono abituati a questi ritmi, non è una sorpresa il ritmo. Però quindi dà da pensare questa incapacità di sostenere il ritmo a livello internazionale, loro che sono abituati a farlo, no? Gli inglesi sono probabilmente ancora più alti della Celtic League di queste cose, perché 50 punti sono troppi. Ma anche con l'Irlanda non è che è andato tanto diversamente poi, no? Sì, l'Irlanda in casa sì, è andato male perché tante tu sperse, il possesso non è di qualità e tante difese ancora una volta. Quindi bon, tanti problemi anche dalla base. Io sto iniziando un percorso di allenatore, ho girato un po' di campi e vedo che l'allenatore nel 16 e nel 18 queste non vanno bene. Quindi dopo arrivano in prima squadra, non sanno fare tutte le cose che dovremmo sapere già fare. Quindi è un problema tanto grosso da prendere la base. Poi qua ho l'impressione che un problema anche più grosso forse è che le dirigenti responsabili che prendono le decisioni si guardano troppo l'ombelico, tipo c'è un'espressione in Francia che dice così, invece di guardare gli altri e fare dei progetti assieme. Perché ognuno non facciamo niente, ma essendo assieme si può fare le cose. Vedo la federazione che fa la guerra con alcuni club, è così, è storia così, ma non va bene. Poi alla fine baruffano dappertutto e alla fine i risultati sono mediocri. Quindi tante cose da cambiare. Renzo, una cosa che ti colpisce particolarmente di questa incapacità del movimento italiano? Personalmente lo ritengo un argomento molto tosto e comunque con un sacco di cose da discutere, diciamo, certo. Serve da fare tipo 20 puntate di rugby out, certo. Per fare questa cosa qua. Diciamo che sì, lo specchio che si vede dell'Italia è un po' quello che capita magari in Coppa Europa o così e qua là, però lì sono meccanismi, sono ambienti, sono campionati che personalmente io non ho mai fatto e quindi non riuscirei a capire bene cosa succede. Mi verrebbe solo da pensare che adesso come adesso bisogna arrangiarsi con quello che si ha, giusto? Quindi se bisogna tenere botto un'ora e poi dopo gli ultimi 20 minuti cercare di salvare il salvabile, per ora va così. Se uno dovesse andare a cercare i motivi di questa cosa qua, sono molteplici, perché si può partire dalla formazione iniziale, arrivare alla gestione della stessa eccellenza, diciamo, perché anche lì ce ne sarebbero da dire. Sì, una domanda che fa tanti anni che siamo in Sei Nazioni d'Italia e non siamo riusciti a formare un numero 10 italiano. E allora io
come mai? Se no, non riesco a capire queste cose qua. Questo, ma se tu guardi anche la, diciamo, a parte i tre quarti sono abbastanza rinnovati in alcuni slot, anche lì davanti non è che ci sia tutta questa alternanza, voglio dire, sono, se gioca ancora Bortolami, con tutto il rispetto che ho per Marco Bortolami, voglio dire, facevano il calcolo di tutti i caps che hanno Bergamasco, Bortolami, e Castrogiovanni e Paris, ne avevano di più forse di tutti, più di tutta l'Inghilterra messa assieme. Questo è un dato molto oggettivo e molto reale. Lo stesso Bortolami, tra l'altro, dice il problema resta sempre un campionato, cioè non c'è mai attenzione sul campionato. Il campionato è quello d'eccellenza, non sono le franchigie. Questo è importante, per cui anche loro, diciamo, che lavorano ad un livello, parliamo di alto livello, livello professionale, chiamatelo come vi pare, si girano e dicono il problema è il campionato italiano. Allora perché dopo tanti anni siamo ancora così? Queste sono le questioni di cui parlerete anche voi, credo, negli spogliatoi, tra i vostri colleghi, ecco, quindi... Perché nessuno vuole investire nel rugby in Italia, confronta al paese, la Francia, l'Inghilterra, in Francia sta in top 14, top 16, no, top 14, no. Sono 10.000 persone a partita, che vengono a vedere le partite qui, no. Perché no qua? Perché non fanno pubblicità abbastanza, non c'è mai una delle cose che fanno conoscere il rugby. E in Francia facevano degli eventi, partita a 5 euro, tipo a Parigi anni fa con Guazzini, e 80.000 persone hanno riempito lo stadio 10 volte. Tanti eventi, tante cose da fare, tante promozioni del rugby, delle scuole, tante cose da fare. Questo secondo voi è il problema, ovviamente. Insomma, sì, ovviamente, come dice Renzo, è un discorso molto molto difficile da affrontare in pochi minuti, però è anche inevitabile che un minimo, voglio dire, lo si affronti, anche perché queste comunque sono le settimane delle Sei Nazioni, e fa male vedere dopo tanti anni ancora, o meglio, un peggioramento di risultati, perché bisogna anche ammettere che qualche anno ci siamo anche divertiti. Allora, ritorniamo al campionato d'eccellenza. Abbiamo visto una giornata che ci ha dato un altro feedback interessante. Ok, Calvisano vince a Roma con le Fiamme Oro, però ha rischiato molto, ha rischiato a Padova, ha rischiato in altri campi, Mogliano ha perso San Donà prima che dell'arrivo, diciamo, del San Donà al Battaglini, per cui non è più Rovigo, Calvisano, Mogliano, ogni puntata, o meglio ogni partita potrebbe essere difficile da portare a casa, e c'è un alto rischio per ogni match. Secondo voi, in questo girone di ritorno, quali sono le mine vaganti o le giornate, le partite che potrebbero mettere più in difficoltà Rovigo? Partendo dal presupposto che il peggior avversario del Rovigo è sempre Rovigo. Abbiamo il giorno di ritorno, penso, un po' più facile dell'andata, perché restiamo a Calvisano, Mogliano e Viadana. Queste partite qua saranno molto difficili. Poi abbiamo due trasferte difficili, secondo me, che sono Lazio e Fiamme Oro. Anche se l'Aquila anche sarà difficile, però io ho più attenzione su quelle due partite lì, in trasferta. Noi giriamo di ritorno, vogliamo vincere tutte, quindi è vero che ogni partita è molto diversa e dipende molto anche da noi, ma se le prepariamo bene come abbiamo fatto contro San Donà, penso che abbiamo delle belle soddisfazioni. Renzo? Io personalmente vedo le Fiamme come l'avversario più temibile, perché anche a livello di strutture, di come proprio è concepita la squadra, diventa una, diciamo, anche un'alternativa per noi a livello di atleti sempre più appetibile, diciamo, no? Quindi sono sempre di più gli atleti, anno dopo anno, a mio avviso, sempre più di qualità, che approdano in polizia. Quindi sì. Per me sì, è più difficile sarà il Fiamme Oro. Pian piano si riempie sempre più il godò, ricordiamo che fra qualche minuto arriverà anche il bersagliotto per far festa con i bambini questo martedì grasso qui insieme alla Rugby Rovigo, insieme a Rugby House. Ovviamente diamo spazio anche alle vostre domande, come sempre attraverso i social avete la possibilità di chiedere pareri, informazioni, conoscere un po' di più i vostri beniamini. Allora Jeff, intanto il godò chiede qual è il tuo gelato preferito? Io rum raisin. Ripetilo? Rom Raisin. No, pensavo fosse un giornale, magazine, ho sentito, ma non è. Tu, Renzo, qual è il tuo gelato? Rosso blu. Rosso blu, ovviamente, beh, insomma, è così.
Alberto chiede come reputi il livello del rugby italiano, in parte ne abbiamo un po' parlato prima, insomma, però potremmo fare anche un parallelismo rispetto ai tuoi primi anni in Italia, adesso? I primi anni in Italia c'era anche ancora Treviso, e c'era un campionato un po' più rilevato, quel che mi ricordo. Poi hanno fatto le franchigie, allora ovviamente hanno tolto tanti giocatori del campionato, però mi sembra che sia un po' l'estate ultimamente, cioè, no. Ho parlato con una persona poco tempo fa dell'ambiente nazionale che mi ha detto che il campionato purtroppo sono solo 3-4 squadre, quello che fa male al campionato, perché alcune squadre sono troppo di differenza tra è spezzato il campionato. In due tronconi, insomma, tu sei per il campionato 8? Ma penso di sì. Tu Renzo? Non saprei. Renzo Balboni ha dato una linea precisa in questa puntata. Quest'anno faccio il pilone sinistro e basta. Chiedetemi cosa faccio io, del resto più di tanto non mi interessa. Non quello, sai, da 8 a 10. Alla fine sì, forse sarebbe meglio così. Includendo il Cus Ferrara magari così, no? Allora, Renzo, secondo te sta meglio col rosso-blu che col bianco-verde, Jeff, no? Mi sto riferendo al bianco-verde del Livorno, ovviamente. Sì, sì, ovvio, del Livorno Rugby. Addio, sai che non lo so. Perché lo chiedono, lo chiede Stefano. Ma chiedemolo a lui, Jeff. Sta meglio il rosso-blu, dai. Sta meglio il rosso-blu. Sì. No, chiedevano appunto se erano vere questi rumors, parlano di rumors. Sì, sì, sono vere. Ok, no, non ti voglio chiedere di più perché comunque non sarebbe giusto farlo. E ti ringrazio ovviamente per la tua onestà, perché comunque è giusto anche mettere le cose bene in chiaro. Siamo quasi quasi agli sgoccioli qui dell'appuntamento, però volevo fare una domanda a Jeff Montariol. Prima hai fatto un'apertura riguardante il tuo nuovo percorso di allenatore e stai allenando il Monte Belluno. Il Monte Belluno, come sta andando? Sì, bene, ho iniziato quest'anno, allenando l'Under 18 e la prima squadra che sono in Serie C. Faccio Tusce e Mischia. Quindi oltre il sabato è anche la domenica impegnata? A volte sì, dipende un po' dalle settimane quando riesco. Vado allenamento, fanno martedì e giovedì e venerdì, io vado quando posso, da una mano lì. Però mi piace, molto si prende molto e anche molto, cioè io cerco da prendere qua e portarla qua. È molto ricco come cosa, perché i ragazzi ascoltano, poi da un consiglio lo fanno e funziona, quindi cioè è molto molto bello, molto è appagante, no? Sì, ho avuto il primo livello io di allenatore, adesso devo arrivare a 20 presenze per poter passare al secondo livello, però in futuro mi piacerebbe molto allenare. Sì, sì, sì. Ma vedi, te Renzo piacerebbe allenare o è un discorso tanto lontano, insomma, voglio dire? Però Renzo fa il pilone sinistro e va bene così, siamo a posto così. Ecco, come provano, cioè cosa provano questi ragazzi di Serie C nel vedere uno come te che va a allenare loro? Nel senso, qual è lo stimolo che gli dai? Ascoltano molto e sono molto contenti e orgogliosi, mi sembra. Io parlo molto con loro e con l'allenatore. Poi ho portato alle borse una volta che è venuto a fare le mischie. Sembravano i bambini che ascoltavano un professore, erano molto, molto, molto contenti, no? Beh, poi Ale ha questa presenza professore, giacca e cravatta, sì, no? Adesso sì, è tagliato sì. La barba, però voglio sì, dire. Sì, anche fisicamente. No, è bella esperienza, veramente. Io spero di far bene in questo mondo qua in futuro. Ottimo. Abbiamo scherzato sui colori. Oggi c'è il gelato rosso-blu, per cui, insomma, a prescindere dal bianco-verde, rosso-blu, bianco-nero del Cus Ferrara, vogliamo sapere, quanto sono rosso-blu i nostri beniamini? Quanto sei rosso-blu? È inutile abbassarsi, lo vedete dietro di me Matteo Ferro che sta origliando e capendo quanto i propri compagni sbaglieranno le prossime domande, così riderà un minimo anche lui. Jeff, tu quest'anno, anche negli anni scorsi, sei stato anche capitano ovviamente della squadra, per cui sicuramente saprai quando è stato il primo scudetto della Rugby Rovigo, no? È stato 50, 51 o 52? Matteo, non suggerire, eh? 51. Andiamo a vedere. È stato fortunato l'uomo, è stato fortunato perché non era per niente convinto di questa cosa. Sì, lo sapevo, ho fatto un po' di suspense per le cose. Giustamente, tu sei un uomo di spettacolo, lo so questo, quindi va bene così. Renzo! Ma facile. Te la faccio facilissima, facilissima. Tu sei uno dei massimi esponenti della cultura rugbistica estense, ok? Quale altro fra questi tre ha
arrivava da Ferrara e ha giocato in prima squadra a Rovigo. Più semplice di così. Faccio una domanda bis, no, ti do tre possibilità. Ok, ok. Sì. Venturi, Baciglieri, Alessi. Attenzione. Baciglieri. Andiamo a vedere. Io ho sentito un no qua dietro, perché Baciglieri... Baciglieri è di Pieve di Cento ed è un bolognese. Venturi è di Pieve di Cento, che è bolognese. Alessi è ferrarese. Per cui diciamo che c'è un problema. Ha sbagliato. Diciamo che ha sbagliato. Ha sbagliato, sì, sì, sì. Chiedo scusa. Ha sbagliato. Signori, adesso qui l'abbiamo messa un po' seria, ma noi siamo molto dolci, molto contenti e molto felici di essere qui al Godot. C'è anche Max Ravalli che sta mangiando il suo gelato rosso-blu, ovviamente non si perde l'occasione, ma non la perderemo nemmeno noi. Volevo ringraziare Paola ed Elia, ed Elio, scusate, che erano qua in giro, forse stanno lavorando. Vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata così diversa dal solito. Noi adesso ci fermiamo un attimo per giocare, mangiare il gelato e divertirci. L'appuntamento è su TV7 News. Attenzione, c'è questo cambiamento di canale. Non più TV7 Sport per le partite e TV7 normale per la trasmissione Rugby House, ma tutto converge su TV7 News, con la partita il martedì alle 21 e Rugby House il giovedì alle 21. Con questo abbiamo concluso. Ciao Renzo per essere stato con noi. Ci vediamo, ciao a tutti. Ciao Jeff. Ciao, alla prossima. Rosso blu è meglio comunque. Buonanotte.